E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare delle leggende legate all'ultima parola e all'aculeo. Per chi infatti ha già completato la quest dell'ultima parola, avrà notato che nella sezione leggende dei trionfi abbiamo sbloccato due nuove sezioni, che al termine della quest verranno completate. Queste due raccolte di leggende si chiamano una Lettere da un rinnegato e l'altra Il libro del disfacimento. Nella prima di queste due possiamo leggere, come ci suggerisce il titolo, delle lettere inviateci da un rinnegato, che altri non è che Shin Malfur, l'allievo di Jaren Ward, possessore originario dell'ultima parola. In queste lettere Malfur scrive direttamente a noi come guardiano e ci parla delle scelte che dobbiamo compiere e che abbiamo già compiuto. In particolare si sofferma sul fatto che abbiamo familiarizzato con il Ramingo, completando quindi la quest della cattiva condotta. Per poi parlare dell'ultima parola e evidenziare la differenza tra luce ed oscurità, differenza che è stata la causa della rovina della sua vita. Infatti, per chi non conoscesse la storia di Jaren Ward e Shin Malfur, in breve Dragan Yor, il possessore dell'aculeo, distrusse la casa di Shin Malfur. Jaren Ward lo prese quindi sotto la sua ala quando era ancora solo un ragazzo e lo addestrò per combattere Dragan Yor. Nel duello finale, quindi, tra Ward e Yor, il possessore dell'ultima parola venne sconfitto. E Shin Malfur prese il suo posto, terminando finalmente le disgrazie di Dragan Yor. Tuttavia, come abbiamo imparato dalla quest della cattiva condotta, Shin Malfur non si è fermato e adesso sta dando la caccia alle ombre, i seguaci di Dragan Yor. Un esempio era Callum, le cui tracce dell'omicidio abbiamo trovato nel piano ascendente. Ebbene, in questo video vorrei soffermarmi un attimo sul discorso delle ombre e quindi sul secondo libro delle leggende che possiamo sbloccare. Questo si chiama Il libro del disfacimento e parla di due guardiani, Theban Grey e Orsa Zaire. In questi trionfi viene quindi narrato di come questi due guardiani abbiano cercato di intraprendere la strada di Dragan Yor, con una differenza però. Loro erano consapevoli che Dragan Yor perse il controllo, che venne quindi sottomesso dal potere di Aculeo, di cui appunto non riuscì a usufruire appieno. L'intento quindi di Theban Grey e Orsa Zaire era proprio quello di cercare di replicare il potere di Dragan Yor, trovando però la chiave per domare l'oscurità. Per fare ciò, i due si recarono alla nave di Dragan Yor, posta vicino alla cresta dei truffatori, luogo la cui collocazione è a noi sconosciuta, ma che le leggende ci raccontano essere l'ambientazione tra lo scontro tra Jaren Ward e Shin Malfur contro Dragan Yor. Ebbene, Theban e Orsa si recarono quindi alla nave di Yor, che viene descritta come un essere vivente che sta ancora aspettando il suo padrone. Oltre agli elementi estetici che richiamano vivamente l'alveare, come per esempio gli ammassi di ossa con cui è costruita o la sua struttura in forma e bozzoluta, vengono anche richiamati degli elementi riguardanti la leggenda di Dragan Yor, come per esempio quello dei sussurri. Infatti, per chi non lo sapesse, prima di diventare Dragan Yor, quando quindi il guardiano si faceva cremare Re'Zil Azir, questo discese in un antico luogo dell'alveare, dove sentì dei sussurri. Sussurri emessi da una particolare maliarda e che gli fecero sanguinare le orecchie. Stessa cosa è successa a Theban e Orsa, che avventurandosi in questa nave oscura hanno sentito questi sussurri che appunto gli hanno provocato un sanguinamento alle orecchie. Viene anche descritto come loro all'inizio cercarono di scacciare questi sussurri per poi capire di doverli accogliere e che non si trattassero di minacce ma di indicazioni. Conclusa quindi l'incursione nella nave di Yor, i due guardiani trovarono un manufatto, un pezzo di cuoio su cui erano trascritti dei glifi di una lingua antica. Una lingua ancora più antica di quella dell'alveare. Ebbene, dopo aver corrotto diversi criptarchi e aver cercato una risposta per tanto tempo, i due riuscirono a tradurre parzialmente questo testo e a denucleare i concetti fondamentali. Il più importante dei quali era quello del disfacimento, all'inizio interpretato come un periodo di catastrofi e disperazione, ma poi compreso meglio. Il disfacimento era infatti un antico rituale o un insieme di rituali a cui si faceva testo anche nei libri del dolore. Che per chi non lo sapesse, sono i libri in cui si narra la storia dell'alveare, prima ancora che questo diventasse tale. Ebbene, grazie a questa conoscenza, anche se totalmente in una minuscola parte, i due riuscirono a replicare Aculeo e a seminare il panico in Crogiolo. Troviamo infatti molti frammenti di spettro in Destiny 1, legati alle mappe del Crogiolo, in cui viene fatto riferimento a Theban e Orsa con due nomi diversi, ovvero Dragan Bane e Dragan Vale. I due ripresero quindi il nome della leggenda maligna che impugnò Aculeo per la prima volta, nome che noi utilizziamo al momento anche come sigillo e che in un'antica lingua significa abisso. Ebbene, i due guardiani pensavano di aver raggiunto finalmente il loro obiettivo, ovvero replicare il potere di Dragan Yor e quindi reimpugnare l'Aculeo, questa volta però controllandolo.
I due guardiani trascrissero quindi le traduzioni trovate e che avevano portato a questo risultato, chiamandole come il settimo libro del dolore. Libro che abbiamo totalmente riportato nei Trionfi e che altri non è che una serie di aforismi. Tuttavia, nell'ultimo di questi, Tabern Grey nel suo diario lascia una riflessione, citando le armi del dolore di cui l'aculeo fa parte. Queste sono delle armi leggendarie che portarono grande sventura all'umanità. E grazie alla loro presenza Grey riuscì a trovare il vero significato del disfacimento, scoprendo che questo è un rituale o un insieme di rituali che non solo è in grado di fornire il controllo sull'oscurità, ma il cui scopo ultimo è quello di evocare un'arma suprema, ovvero un'arma del dolore che riesca a surclassare tutte le precedenti. Voglio quindi collegare questo concetto all'ultima frase che troviamo scritta nelle lettere di Shin Malfur. In questa lui recita: per me ci sono sempre stati solo bianco e nero, bene e male. In te vedo luce accecante, vedo un eroe tra gli eroi, vedo la speranza che susciti con la tua fulgidezza, ma vedo anche, e forse per la prima volta, un accenno di grigio. Questa frase ci fa quindi capire che il nostro ruolo di guardiano come portatore di luce si sta espandendo. Sono sempre più infatti gli episodi in cui noi stessi riusciamo a portare l'oscurità tramite le nostre armi, come per esempio possono essere gli episodi dell'aculeo, della cattiva condotta o anche del tocco del male. Sappiamo inoltre che in Destiny 3 noi riusciremo a controllare l'oscurità e quindi a utilizzarla per i nostri scopi, e di conseguenza possiamo ipotizzare che la quest che riusciremo ad intraprendere con la stagione del Ramingo e che quindi ci porterà all'ottenimento dell'aculeo si fonderà proprio su questo grigio e sul fatto che ormai non siamo più guardiani solo della luce, ma che riusciamo anche in parte a controllare l'oscurità. Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Detto questo, lasciate like, commentate, iscrivetevi, ditelo a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la trollissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video, vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gao.